10 luglio. La parola al segretario per l'appello. Buongiorno. Ruggeri Francesco. Presente. Precacelta Anca. Assente. Mardinotti Italo. Presente. Silvestri Pio. Assente. Angelini Domenico. Assente. Re Gianluca. Presente. Gigli Laura. Presente. Angelici Carlo Maria. Presente. Ciccarelli Enrico. Presente. Corradetti Alessandro. Assente. Re Domenico. Assente. Corradetti Ersilio. Presente. E Pochicchio Mauro. Presente. La seduta in seconda convocazione. Buongiorno a tutti. Punto numero 1 all'ordine del giorno, lettura approvazione verbali precedenti sedute. Precedenti sedute perché l'ultimo consiglio non avevamo approvato le sedute precedenti. Perché? Perché c'era stato il cambio del segretario e quindi avevamo rimandato tutto a questa seduta. Quindi chi è favorevole alza la mano. Contrari? Astenuti? No, una cosa volevo dire, no, giusto per spiegare perché mi astengo. È peccato che non essendoci più lo sbobbinamento, questi verbali di fatto non riprendono altro che la mozione eventualmente, o se non c'è neanche la mozione c'è semplicemente il testo, non c'è alcun tipo di riferimento a una qualsiasi tipo di argomentazione. Ora, in qualche maniera, visto se non c'è più lo sbobbinamento, ora magari c'è la ripresa video stavolta, però poi quello è una cosa della cronaca, vediamo in qualche maniera se nel verbale di poter mettere qualche concetto espresso da ciascuno, perché sennò non si capisce niente. Tutto qua. No, volevo chiarire che la volta scorsa lo sbobbinamento non c'è stato perché non ha funzionato il sistema di registrazione, quindi ci siamo dovuti arrangiare con i dati. Stavolta abbiamo implementato un nuovo sistema per la registrazione audio che speriamo funzioni, per procedere comunque allo sbobinamento. Ah, ecco, quindi ci sarà comunque lo sbobinamento. Sarà, no, era quello comunque l'importante, mi interessava. La scorsa la cassetta ha smesso di funzionare dopo 10 minuti, se no quindi non abbiamo la registrazione. No, va benissimo. Quindi è questo. Perfetto. Punto numero 2 all'ordine del giorno, comunicazione del sindaco, revoca incarico amministratore farmacia comunale. Allora, voi sapete che è stato revocato l'incarico al dottor Marucci, l'incarico da amministratore della farmacia, e adesso provo a darvi qualche indicazione, le motivazioni che sono state inserite nel verbale dell'assemblea della farmacia. Il socio di maggioranza propone la revoca dell'amministratore unico in carica, dottor Marucci Maurizio, per le seguenti ragioni che vengono di seguito esposte. Il venir meno del rapporto di fiducia con l'amministratore unico è la ragione principale della proposta di revoca. L'adozione degli atti di seguito elencati da parte dell'assemblea non esime all'amministratore unico dalle sue responsabilità né le riduce per aver accettato in alcuni casi eseguito quanto previsto nei verbali delle assemblee da egli presiedute come organo amministrativo competente. Gli atti adottati appaiono in alcuni casi illegittimi in quanto posti in essere in violazione di legge o di norma statutaria. In altri casi determinano il venir meno del rapporto di fiducia tra questa assemblea, con particolare riferimento al socio di maggioranza e amministratore unico. Punto numero 1. Presunta illegittimità nel conferimento di incarico di amministratore unico a tempo indeterminato e sua accettazione, pur nella consapevolezza che ciò non è previsto dallo statuto. Infatti l'articolo 16, dura in carica per il periodo determinato all'atto di nomina, è rieleggibile. Articolo 6 dello statuto, nomina del dottor Marucci per la durata di un anno, prevedono chiaramente la temporaneità dell'incarico.
Punto numero due, assunzione a tempo determinato per 36 mesi di una unità di personale in violazione all'articolo 18 senza previa procedura di evidenza pubblica con delibera di assemblea del 19-12-2008. Punto numero 3, assunzione a tempo indeterminato in data 6-5-2013 di una unità di personale in violazione all'articolo 18,2 senza previa procedura di evidenza pubblica, in violazione all'articolo 20 dello Statuto, il quale assegna detta competenza al direttore farmacista ed in carenza di legittimazione, non avendo alla data dell'assunzione, avvenuta in data 6-5-2013, competenza alcuna all'adozione dell'atto senza autorizzazione dell'Assemblea, cosa che è avvenuta con il verbale assembleare del 18-10-2013. Il comportamento dell'amministratore unico è in contrasto con quanto adottato nel 2014, laddove ha effettuato procedura di evidenza pubblica previo parere favorevole della Giunta Comunale e approvazione da parte dell'Assemblea del relativo regolamento e bando di selezione. Al punto numero 4, gravi inadempimenti nella gestione, oltre che al punto 1, non segnalati dell'amministratore unico al Comune né mai precisate in sede di assemblea, essendo l'organo amministrativo avente competenza tecnica. L'assemblea prende atto delle motivazioni esposte e ritenuto di condividerle in toto, delibera di prendere atto, per quanto motivato in premessa, di venir meno del rapporto di fiducia, oltre alla sussistenza della giusta causa, alla revoca del mandato oneroso a tempo indeterminato dell'amministratore unico della società Farmacia Lama SRL, ai sensi dell'articolo 1725 e articolo 15 dello Statuto Societario, con preavviso di mesi 3 a partire dalla data di adozione della presente delibera. Di revocare per giusta causa, ai sensi dell'articolo 1725 e dell'articolo 15 dello Statuto Societario, l'incarico a tempo indeterminato di amministratore unico il dottor Marucci Maurizio, nato a Castel di Lama il 13-8-1969, residente a San Benedetto del Tronto, via Morosini numero 57, con preavviso di mesi 3 a partire dalla data di adozione della presente delibera, avendone piena contezza in qualità di presidente dell'Assemblea. Di riservarsi eventuali azioni di responsabilità a carico dell'amministratore unico della società e soggetti che hanno rappresentato i soci pubblici nelle precedenti assemblee della società Farmacia Lama SRL. Di stabilire che il socio di maggioranza effettuerà procedura di evidenza pubblica al fine di fornire all'Assemblea idoneo candidato per la nomina del nuovo amministratore unico della società. Non dovendosi trattare e deliberare null'altro, l'Assemblea si scioglie alle ore 10.50 previa lettura ed approvazione del presente verbale. Questo era il verbale dell'Assemblea della farmacia quando è stato comunicato all'amministratore in carica del suo... Bene, questa era la comunicazione che il sindaco voleva fare in merito alla farmacia comunale. Sì, io volevo chiedere, alla luce di tutte queste irregolarità che si scoprono adesso, ma mi pare che vanno a finire 2010 e non so se poi magari ce ne sono state qualche due che magari sono pure, tra virgolette, prescritte, non lo so. Il fatto che l'amministrazione attuale si riservi questa, la facoltà di, da che cosa dipende? Cioè, mi sembra che probabilmente ci può essere un danno economico, immagino, da queste cose. Questo danno è stato già in qualche maniera quantificato oppure no? Cioè, è una questione che voi farete successivamente. Vabbè, io aspetto con ansia di sapere il risultato, perché è importante dare un segnale. Questo è un segnale importante che io condivido pienamente. L'importante è non fermarsi al solo segnale, ma fare il passettino in più. Va bene. Sì. Buongiorno a tutti. Anche la comunicazione di stamattina rende giustizia di un'ingiustizia che c'è stata in questo comune per tanti anni, di un privilegio
che si somma a quello dello staff del sindaco, di cui pure era componente il dottor Marucci, persone che per anni hanno ricoperto incarichi importanti, che sono costati tanti soldi alla comunità, senza alcun bando, senza alcuna selezione, in virtù della vicinanza politica e personale agli amministratori di turno. Voglio dire, sfrutto anche l'occasione della presenza della stampa, della televisione, che questo punto all'ordine del giorno è il vero motivo per cui la minoranza stamattina non c'è e non c'era martedì scorso. Cioè, queste persone sono allergiche al ripristino della legalità. Nella minoranza ci sono quelli che hanno creato il privilegio, mantenuto il privilegio e finanziato il privilegio. Stamattina avrebbero dovuto prendere posizione su questo, avrebbero dovuto prendere posizione sulla scelta dell'amministrazione di togliere un privilegio, di fare un bando pubblico per l'amministratore della farmacia, che quindi avrebbe valutato le reali competenze. È chiaro che chi stamattina qui non siede non lo fa perché il Consiglio Comunale è convocato a mezzogiorno, ad Ascoli lo convocano alle 10 del mattino, a Offida alle 9 del mattino, quindi figurarsi se il problema è l'orario. Non siedono qui perché avrebbero dovuto prendere posizione su questo e dire da che parte stavano. Abbiamo l'ex sindaco Domenico Re che questi privilegi li ha messi, l'ex vice sindaco Corradetti che li ha mantenuti e finanziati, e quindi stamattina avrebbero dovuto dire da che parte stavano. E siccome sono allergici alla legalità, sono allergici alla trasparenza, stamattina non siedono qui e hanno preso un pretesto assurdo, ridicolo come quello dell'orario, perché qui avrebbero dovuto prendere posizione. Avrebbero dovuto dire, come ha fatto Bochicchio, se l'amministrazione faceva bene o faceva male, se la revoca dell'amministratore unico, che era un privilegio assurdo, addirittura a tempo indeterminato, solo il Papa oggi ha un incarico a tempo indeterminato, avrebbero dovuto dire che parte stava. E quindi qui non sono venuti, si vergognano e fanno bene a non venire, fanno bene a vergognarsi di fronte all'opinione pubblica di questi privilegi scandalosi che hanno creato a Castel di Lama. Quindi stamattina hanno fatto bene a non venire, hanno fatto bene perché avrebbero dovuto innanzitutto, prima di prendere la parola, avrebbero dovuto dire scusa alla cittadinanza per quello che hanno combinato in 15 anni. E fanno bene a non venire, fanno bene perché le loro scuse sarebbero state un atto d'accusa verso la loro politica. Questo è il motivo perché non siedono qui, gli altri sono al guinzaglio, ripetiamo, quindi hanno solamente abbassato la testa e detto obbedisco al loro leader, che è Domenico Re. Bene, mi volevo, prima di passare al punto numero 3, mi volevo riallacciare al discorso iniziato dal vice sindaco in merito all'orario di convocazione del Consiglio Comunale. Ci tenevo a precisare che il sindaco ha facoltà di convocare il Consiglio Comunale secondo le esigenze amministrative. Che cosa significa? Significa che io non è che decido unilateralmente da solo la data e il giorno del Consiglio. Io mi devo rapportare, devo ascoltare le esigenze di tutti i consiglieri, ad iniziare dai consiglieri di maggioranza. Ma queste interpellanze sono state fatte più di una volta anche verso i consiglieri di minoranza. Guarda caso, ad una convocazione del Consiglio Comunale a mezzogiorno, dove tutti gli altri comuni fanno i consigli a mezzogiorno, alle 9, alle 4 del pomeriggio, alle 8 e mezzo di mattino, guarda caso qui a Castel di Lama è un problema. E chi è che crea il problema? Udite, chi è che crea il problema? Sono i pensionati, che non hanno cartellini da timbrare per il rispetto di orari di lavoro, sono le casalinghe che criticano l'orario di mezzogiorno, perché all'opposizione ci sono pensionati e casalinghe, sono loro che sollevano il problema della convocazione del Consiglio a mezzogiorno. Ma forse sarà il problema che il 7 luglio qualcuno di loro hanno le case al mare e fanno fatica a tornare dal mare a mezzogiorno di un martedì? Probabilmente è questo. Non capisco perché a Castel di Lama sorge il problema della convocazione del Consiglio a mezzogiorno. È perché non diamo la possibilità ai cittadini di partecipare.
Noi siamo il primo comune della Vallata del Tronto a permettere le riprese dei consigli comunali. Chi più di noi può sbandierare la trasparenza e la partecipazione alla collegialità agli atti amministrativi? Chi non è presente con queste scuse? Qualcuno diceva in campagna elettorale: l'esperienza al servizio dei giovani. Facciamolo. Manteniamo le promesse. Si dimetta, lascia il posto a qualche giovane di buone speranze, con dei contenuti, con un po' di buona volontà. Questi signori sono più di un anno che fanno i consiglieri d'opposizione, questi non hanno prodotto una proposta, non hanno proposto un progetto, il nulla. Qualche volta si sono accodati a mettere firme su mozioni o su interrogazioni proposte e prodotte da altri. E chiudo per non alimentare polemiche. Punto numero 3 all'ordine del giorno: riaccertamento straordinario dei residui ex decreto legislativo numero 118 del 2011, deliberazione della giunta comunale numero 42 del 10/6 del 2015. Questa è una comunicazione del sindaco. Allora, premesso che con il decreto legislativo numero 118 del 23/6/2011 entra in vigore un nuovo ordinamento contabile che rappresenta una svolta epocale per la contabilità pubblica, con il fine di adeguare ad un unico linguaggio gli strumenti contabili di tutta la pubblica amministrazione. Tutti i bilanci sono classificati allo stesso modo e parlano tutti lo stesso linguaggio, se così si può dire. Secondo la nuova normativa, ogni ente deve fare un po' il punto della propria situazione al 31/12/2014, data che segna lo spartiacque tra vecchio e nuovo ordinamento contabile. A ciò segue l'anno 2015, che funge un po' da anello di collegamento, e poi dal 2016 si procede solo con i nuovi metodi. Al fine di adeguare il proprio bilancio alla normativa del decreto legislativo 118 del 2011, ogni ente è tenuto ad effettuare una ricognizione straordinaria dei propri residui attivi e passivi alla luce dei nuovi principi contabili alla data del 31/12/2014. Fino ad ora, secondo il testo unico degli enti locali 267 del 2000, nei bilanci degli enti locali le obbligazioni erano imputate all'esercizio finanziario di cui le obbligazioni sorgevano. Con la nuova normativa entra un nuovo concetto, la competenza finanziaria potenziata, che prevede che le obbligazioni siano registrate quando sorgono, ma con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione diventa esigibile. Ed è proprio alla luce di questo nuovo principio che si doveva procedere al riaccertamento straordinario dei residui al 31/12/2014, eliminando tutti quelli a cui non corrispondevano obbligazioni perfezionate e scadute, reimputando quelli che diventeranno esigibili negli esercizi successivi e accantonando una quota del risultato di amministrazione rideterminato con il riaccertamento straordinario ad un fondo crediti di dubbia esigibilità, proprio a garanzia delle difficoltà di riscossione delle entrate divenuta oramai endemica negli enti locali per la grave crisi economica che stiamo vivendo. Il tutto è stato tradotto in una variazione di bilancio allegata alla delibera di giunta numero 42 di cui stiamo parlando e nella compilazione di tutti gli allegati previsti dalla normativa. È stato inoltre acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione. Questa è una relazione prodotta dalla responsabile del servizio finanziario e che ringraziamo per essere presente qui alla seduta del Consiglio. Questa è l'ennesima dimostrazione di quanta disponibilità c'è da parte di questa amministrazione nel rendere partecipi i cittadini di tutti i passaggi istituzionali. C'è qualche intervento? Bochicchio, ma no, io approfitto magari la presenza della dottoressa Cacciavani per fare qualche domanda, perché io ci ho provato a capire il suo documento e faccio tanta fatica.
mi sono un po' scaricato un po' di norme, ho guardato un po' di esempi. Ora io volevo magari pregare anche voi, nel momento in cui si fa una delibera che è molto tecnica, comunque di mettere all'interno della delibera tutti, come si dice, la documentazione che renda il più possibile comprensibile la stessa, perché alcune informazioni io le deduco dalla relazione dei revisori dei conti, che evidentemente ha avuto della documentazione diversa dalla nostra. Faccio l'esempio, quando dice, pagina 4 della relazione, l'organo revisore dei conti prende atto che il fondo crediti di dubbia esigibilità all'1/1/2015 è stato calcolato dall'ente in modo analitico su ogni capitolo di entrata considerato di dubbia esigibilità secondo i nuovi principi contabili applicando il criterio del calcolo della media semplice dei valori dei singoli rapporti considerati il quinquennio 2010-2014 fra gli incassi annui a residuo e l'importo dei residui attivi iniziati. Ora, questa informazione nella determina che è stata approvata da voi non esiste, esiste nel, diciamo, nell'allegato, poi vado a vedere all'interno dell'allegato 4.1.9.3 dove si dice che in realtà ci sono diverse modalità con cui si possono fare questi accertamenti, noi ne abbiamo scelto uno, se ne potevano scegliere degli altri. In realtà la legge dice anche che bisognerebbe spiegare perché si è scelto uno piuttosto che gli altri, almeno sembrerebbe così, perché dice il responsabile finanziario dell'ente sceglie le modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio. Insomma, quindi ci sono diversi metodi di calcolo che immagino daranno dei risultati diversi. Allora, io, dato che a me piace fare i calcoli, mi piacerebbe riuscirli a fare sti calcoli, perché se li faccio capisco, se non li faccio non capisco. Allora io chiedo che, magari da adesso in poi, le prossime notte vengano dati tutti lo strumento in maniera tale che io, tra virgolette, volendo fare il revisore del revisore, possa controllare quello che ha revisionato il revisore dei conti, perché sennò non lo riesco a capire. E poi quando c'è questa tabella di 10.000 pagine che è capitolo 1, quello e quell'altro, io non so neanche di quali cifre si tratta, cioè ci sono dei numeri che sono incomprensibili, per cui una persona che legge, ma io non so neanche voi che cosa avete approvato fondamentalmente. Ora io non ho dubbi che sia giusto il calcolo, lo dico alla dottoressa, però io li vorrei capire, per cui boh, probabilmente poi farò una richiesta d'accesso agli atti per avere tutti i documenti affinché io sia in grado di, che ne sto facendo anche uno più uno, di capire, perché sui residui attivi, parliamoci chiaro, che poi si basa il bilancio del comune, se è più o meno positivo o non più o meno positivo. Tra l'altro nella relazione dei revisori di conti sul consuntivo 2012 si diceva chiaramente che era necessario provvedere a questa rivisitazione, e si diceva chiaramente che il bilancio del comune di Castel di Nava era un po' ingessato, usando un termine che piace più a qualcun altro, proprio perché c'era una poca liquidità e via dicendo. Mi sono andato a vedere anche su Open Police com'è il nostro grado di irrigidimento, e su 1000 comuni che dai 5.000 ai 10.000 abitanti il comune di Castel di Lama è al 786 posto, quindi per la rigidità, perché non ha soldi fondamentalmente. Quindi volevo concludere facendo una domanda: se alla luce di questo, magari lo chiedo alla dottoressa Cacciamani, se alla luce di questo riaccertamento le possibilità. Ma no, visto che c'è lei. Allora, questa è una comunicazione del sindaco. Tu giustamente stai illustrando quelle che sono le tue perplessità e va benissimo. No, non è cioè, penso però questo deve produrre una cosa. La dottoressa è sempre a disposizione di tutti i consiglieri, quindi adesso a maggior ragione è qui presente, quindi ce l'hai disponibile tutti i giorni, però devi venire in comune e fornire le domande che penso vuoi. Che se sia qua presente, sia presente qua. No, questa era solo una comunicazione del sindaco, non c'è...
Ho capito, ma allora scusami. No, tu hai illustrato quelle che sono il tuo, no, che è il tuo punto di vista. Non è legittimo, ci mancherebbe. Però poi le domande le vai in ufficio, capito? Lei è a tua disposizione, non è che adesso... Allora, sinceramente non capisco la necessità della sua presenza qua, con tutto il rispetto, perché se non può parlare, allora è inutile che sia presente, allora, tra virgolette. È presente perché lei si è resa disponibile, questo le fa onore e va bene. Ma non è che adesso qui durante la seduta del Consiglio ci possiamo mettere a fare le domande tecniche? No, era una domanda semplice. Lei adesso ha ascoltato, la sua presenza è servita anche per ascoltare quelle le tue perplessità e quindi puoi recarti da lei. Ma non sono perplessità, sono convintissimo che i conti sono giusti, non ho dubbi su questo, è soltanto che voglio comprenderli perché sono curioso. È un tuo diritto, questo ci mancherebbe. Vabbè, a posto. Ok, bene. Passo al numero 4 dell'ordine del giorno, Assemblea dei Comuni Soci del CIP S.P.A. Convocazione del 10/7/2015. Indirizzi del Consiglio Comunale. Illustra l'assessore Ercilio Coradetti. Buongiorno a tutti. Questo è un appuntamento oramai annuale, in quanto soci del CIP siamo tenuti a esprimere il nostro parere riguardo al bilancio consuntivo. Per quello che riguarda appunto il bilancio, vi descrivo in due parole i dati essenziali che sono quelli appunto del bilancio. Per quello che ne ho potuto vedere io, è un'azienda abbastanza solida, direi. Quando mostra un bilancio inattivo per 4 milioni e mezzo di euro al netto delle imposte, quindi, ed è in crescita rispetto all'anno precedente, in quanto nel 2013 aveva chiuso con un attivo di 3 milioni e 700 mila euro. Per quanto riguarda il bilancio di investimenti che ha attuato nel corso dell'anno 2014 sul territorio, quello che ci può interessare è chiaramente il territorio di Castel di Lama, dove è intervenuto con un solo intervento in località Chiarini, a Sant'Entizio, sarebbe una nuova zona di espansione ai margini del territorio, dove chiaramente si è dovuto intervenire con una nuova fognatura per le acque bianche e nere, per un importo di 24.000 euro. Tutti gli altri investimenti chiaramente sono sul territorio, provinciale, riguarda sia nuove fogne, chiaramente si parla di condutture idriche. Interventi diciamo di nuove installazioni, nuovi allacci e quant'altro. Quello che può interessare è che si è avuto, nonostante un incremento delle utenze avuto nell'anno 2014, c'è stato però un calo di consumo di metri cubi, questo ecco per capire un pochettino l'andamento che è stato del consumo idrico della CIP, per quanto riguarda la CIP. Ecco, tutto qua. Allora, mettiamo a votazione un indirizzo che dobbiamo dare a chi rappresenterà il comune di Castel di Lama all'assemblea dei soci del CIP. Quindi chi è favorevole alza la mano. Contrari? Astenuti? Punto numero 5 all'ordine del giorno, regolamento per la disciplina della Commissione Bilancio. Allora, questo è un punto che abbiamo voluto inserire nell'ordine del giorno in risposta alla mozione che era stata presentata qualche tempo fa dal consigliere Mauro Bochicchio in merito all'adozione di un regolamento per la costituzione di una commissione per il bilancio. Il consigliere Bochicchio aveva presentato una proposta che noi abbiamo fatta nostra, nel senso che l'abbiamo
presa, l'abbiamo inserita, però l'abbiamo dovuta rimodulare, rivedere su alcuni aspetti per renderla compatibile con quelle che sono le esigenze del nostro territorio, del nostro comune. E abbiamo prodotto un regolamento che dobbiamo mettere a votazione. E quindi mettiamo a votazione solo il regolamento per la commissione, poi la votazione per la composizione verrà fatta al consiglio successivamente. Quindi vabbè, i consiglieri penso che conoscano un po' la delibera. Se ci sono interventi, consigliere Bochicchio. Allora, questo regolamento fondamentalmente è uno dei motivi per cui io non ho voluto firmare anche il documento degli altri consiglieri d'opposizione, perché dato che questo era una mozione, una proposta che ho presentato io, non presentarmi qua sarebbe stato assurdo, voleva dire non poter discutere neanche le eventuali modifiche che ha proposto la maggioranza. Modifiche di fatto hanno completamente stravolto quello che era il senso del mio regolamento, e su questo vorrei fare un attimo la storia con cui è nata questa proposta. La proposta di fare la commissione bilancio è nata da una idea condivisa di tutta l'opposizione all'epoca, tra cui c'era anche Silvio Corradetti, che a febbraio, nel quale poi tutto il Consiglio ha approvato la creazione di questa commissione bilancio, che logicamente andava regolamentata. Poi forse perché io sono di buona volontà, o forse perché forse tra tutti ero quello più interessato, mi sono messo di buona lena a provare a organizzare un regolamento che, visto che nasceva da una proposta della minoranza, diciamo che tutelavo, andava un po' più incontro a quelle che erano le esigenze della minoranza. Ovvero, visto che siamo in un panorama, almeno dal punto di vista della minoranza, molto frastagliato, perché la maggioranza è uno e le minoranze sono tante, e io magari non mi posso sentire rappresentato da Domenico Re, né Domenico Re si può sentire rappresentato da me, logicamente, avevo creato un regolamento in maniera tale nel quale tutti i gruppi consigliari erano rappresentati e in maniera ponderata, così che la maggioranza, anche se numericamente meno rappresentata della minoranza, perché era un gruppo solo di fatto, aveva un peso superiore, quindi aveva la maggioranza per poter deliberare. Questo era il punto, diciamo, più qualificante. Questa proposta fu poi mandata a tutti i miei colleghi di minoranza, prima Silvio Corradetti il 12 di marzo, poi il 16 di marzo a Sandra Sprecaccia e Company, e infine ad Alessandro Corradetti e Vincenzo Camela, che è il segretario del PD, invitandoli il 16 marzo, invitandoli ad eventualmente, prima che io presentassi, perché comunque la proposta era unitaria dell'opposizione, a fare eventuali commenti. L'unico commento che ho ricevuto in risposta scritto è stato di Sandra Sprecaccia, che ha detto valutiamo, tutto molto chiaro, valutiamo, ma poi non ho più avuto notizie della valutazione. Questo, alla fine poi sapete tutti come è andata a finire, perché poi in realtà il 16 marzo erano qualche giorno prima che ci si riunisse tutti per votare o no, o per firmare o meno la famosa mozione di sfiducia, che poi voi sapete che il Movimento 5 Stelle si è tirato indietro. Quindi alla fine poi questa proposta l'ho presentata io successivamente, dopo comunque che Ersilio Corradetti fosse diventato assessore. Ora però questo regolamento, cosa vedo questo regolamento? Che adesso i membri della commissione sono tre, due della maggioranza e uno dell'opposizione. E di fatto l'opposizione, al di là dell'unica presenza numerica, non ha la possibilità di incidere. Perché le convocazioni di questa commissione sono a discrezione del presidente della commissione, o qualora ne facciano richiesta due componenti della commissione, che e questo cosa significa? Che l'opposizione non potrà mai chiedere la convocazione della commissione, col rischio che, per assurdo, la commissione non venga neanche mai, convocata. E comunque l'ordine del giorno lo fa sempre la maggioranza. Ora, mentre il mio regolamento prevedeva che, rifacendosi al regolamento del Consiglio Comunale, anche l'opposizione poteva proporre temi, ed era scritto nel regolamento. Allora io dico,
mantenendo l'impianto che avete presentato voi, perché comunque siete voi che decidete, nello spirito con cui si era redatto questo documento, che tra l'altro l'avevo anche condiviso con Ersilio, che mi sembrava che lo condividesse abbastanza, poi alla fine mi pare che sia stato un po' tanto stravolto, chiedevo se era possibile emendare due articoli, eventualmente mettendo la votazione e vedere un attimo voi che cosa ne pensate. Sono due cose molto semplici. Articolo 8, aggiungere al punto, al comma 2, anche una lettera D, oltre c'è la C, che dice che la convocazione va avere su richiesta di almeno due componenti, aggiungere una lettera D su richiesta motivata di almeno tre consiglieri comunali che sono al di fuori della commissione. Perché tre? Perché riprendendo l'idea del regolamento del Consiglio Comunale che dice che per convocare un Consiglio Comunale su un punto basta un quinto dei consiglieri, un quinto di 12 viene praticamente 3, quindi diciamo così, anche l'opposizione, pur avendo il diritto di tribuna, può chiedere che la Commissione affronti determinati argomenti. Questo è il primo. Il secondo appunto è articolo 9, mettere il comma 0 oppure mettiamo il comma 5, non lo so, la commissione pubblica, cioè la commissione bilancio deve essere pubblica, non è una cosa privata in cui sono ammessi solo i cittadini che chiedono parola, la commissione pubblica, poi il cittadino facendo motivata richiesta può parlare, se un cittadino vuole venire ad ascoltare, ascolta, anche perché dato che poi è pubblicato sull'albo pretorio, non vedo perché non debba essere esplicitata la pubblicità di questa commissione. Semplicemente questo. Allora, credo di poter inserire, quindi accettare le due modifiche che proposte dal consigliere Pochicchio. In merito al punto D, la richiesta di almeno tre consiglieri per la convocazione della commissione va bene per un massimo di 5 anni. Di 5 richieste massime all'anno. No, 5 richieste di convocazione. Ma siamo un limite, se no danno 5 soldi. Commissione. Basta un argomento, però che non sia un mese, mettiamo il numero massimo di... Per quanto riguarda il punto aggiuntivo all'articolo 9, cioè il famoso punto 5 che tu proponi, quello di in seduta pubblica con i cittadini, quello va bene. Fermo restando il regolamentare della seduta che è già previsto nei punti precedenti. Vabbè. Ma guarda che come in altre circostanze, cioè sono cose che anche non erano specificate, cioè si fanno comunque, non è un problema. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora metto a votazione il punto numero 5, il regolamento per la disciplina. Ah, prima gli emendamenti che abbiamo aggiunto su suggerimento del consigliere Bocchicchio. Allora, metto a votazione, chi è favorevole alza la mano. All'unanimità dei presenti. E adesso invece mettiamo a votazione il punto numero 5, il regolamento per la disciplina della commissione bilancio. Chi è favorevole alza la mano. All'unanimità dei presenti. Passiamo al sesto ed ultimo punto dell'ordine del giorno, approvazione schema di convenzione per la costituzione dell'Assemblea di ambito territoriale ottimale numero 5, Marche Sud, Ascoli Piceno e Fermo. La parola all'assessore G. Buongiorno a tutti, penso
Allora, in questo punto diciamo che la Regione ci diffida di accettare lo schema di convenzione per la costituzione dell'Assemblea dell'Ambito. L'Assemblea dell'Ambito del lato 5. L'Assemblea dell'Ambito è un organo che gestisce in questo caso le risorse idriche integrali della Regione Marche. A questo atto hanno partecipato 59 comuni, parliamo dell'Ascolano, e solo 33 non sono inadempienti. Quindi la Regione ha stabilito che sarà il suo potere sostitutivo se non viene approvato questo schema tecnico per la costituzione di questo ambito, di questa assemblea. Quindi penso che possiamo procedere con l'accettazione e l'approvazione dello schema di convenzione stabilito dalla Regione stessa, quindi non possiamo avere titolo in merito. Grazie Assessore Gigli, è una sorta di prestampato che deve essere approvato in tutti i consigli comunali. Allora, se ci sono interventi... No, mi fa sorridere questo comportamento della Regione che ti dice approva quello che ti dico io, se no ti diffido. Allora che mi fai approvare? Metticelo per forza, è finito lì, anche perché specialmente nella provincia di Ascoli Piceno ci troviamo nell'assurdo che CIP e ATO sono di fatto la stessa espressione politica della stessa cosa, dove uno si chiama gestore e l'altro si chiama controllore, dove c'è il controllore è la stessa cosa, per cui è una cosa ridicola proprio, vabbè, comunque. Bene, allora metto a votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alza la mano. Ah no, prima l'approvazione. Scusate. Allora mettiamo a votazione approvazione di schema di convenzione, chi è favorevole alza la mano. Contrario pochicchio. Metto a votazione l'immediata eseguibilità, chi è favorevole alza la mano. Contrario pochicchio. Allora, dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Buon pranzo a tutti.